Thank you, sir. Gordon Brown contro Rupert Murdoch. L'ex premier britannico accusa il gruppo News International di aver usato contro di lui metodi definiti ripugnanti e conoscenze criminose per ottenere informazioni personali, spiandolo per 10 anni, mentre era alla guida del governo, ma anche quando era cancelliere dello scacchiere. I giornali sarebbero riusciti ad accedere ai dati fiscali e bancari di Brown, così come alla sua fedina penale e alle condizioni di salute dei figli. E tutto questo, paradossalmente, mentre Rupert Murdoch sembrava appoggiare il governo laburista. Sembra che il Sunday Times abbia avuto accesso ai conti dei miei affari immobiliari. Abbia avuto accesso ai miei documenti legali. Ci sono punti interrogativi in merito a cosa sia accaduto con altri documenti, come le tasse e tutto il resto. Ma sono scioccato nello scoprire che tutto ciò è avvenuto perché avevano legami con la malavita. Because of their links with criminals. A sconvolgere Brown furono soprattutto le rivelazioni che riguardavano il figlio Fraser, affetto da fibrosi cistica. Rebecca Brooks, all'epoca direttrice del Sun, li chiamò per informarli che conosceva i problemi di salute del bambino. Pochi giorni dopo il giornale pubblicò la notizia. Questo avvenne subito dopo che era stata pubblicata la notizia di Jennifer, la loro prima figlia, che morì 10 giorni dopo la nascita. Non sapevano come Rebecca fosse venuta in possesso di questa informazione e ora si scopre che le informazioni sono state ottenute in modo illegale. Brown, che ha sempre taciuto sui presunti abusi di potere dei media durante il suo mandato, ora chiede che si faccia piena luce sulla vicenda.